ma possono giocare tutti, tanto la formazione non ve la dico, possono giocare tutti nel senso che a centrocampo Boulevardi o Selassie o Bruno e Torreira che hanno determinate caratteristiche, e poi ci sono Valoti e Benali che ne hanno delle altre. Può essere un grandissimo stimolo, io spero che lo fischi tutto lo stadio dal primo al 90. Lui è un giocatore che ha anche bisogno di queste cose, e ci ha sempre vissuto e non ho problemi di sorta nel mandarlo in campo perché è fischiato, perché è beccato, anzi lui è uno che si carica anche così, quindi come giusto che sia è un punto di forza, credo. Non lo so perché non avevo spie ad Ascoli, quindi non posso saperlo. No, ma l'Ascoli è una squadra che gioca un buon calcio, ha elementi molto esperti. Il buon calcio è sempre soggettivo. A ogni allenatore piace il suo calcio, quindi per il suo allenatore sicuramente sarà un buon calcio. Come per il mio, come io penso che il mio sia un buon calcio. No, vabbè. No, vabbè, ma è una squadra comunque molto. La classica squadra di B. Sicuramente una squadra valida, una squadra che ha al suo interno giocatori esperti, ma anche di qualità, insomma. No, ma io non parlerei di pressione, parlerei di carica agonistica maggiore dovuta al fatto che avremmo tanti sostenitori al seguito. Tenendo conto che siamo alla sesta partita, che non siamo primi in classifica e comunque c'è questo entusiasmo, vuol dire che qualcosa stiamo trasmettendo. E quindi questo è un valore aggiunto per noi, una cosa importante. E siccome la collina mi è mangiando, vogliamo e dobbiamo caricare l'ambiente sempre di più. Questo lo fai con le prestazioni, possibilmente con le vittorie, ma conosciamo tutti qual è la mentalità soprattutto del pubblico pescarese, che vuole che la squadra lotti fino in fondo, al di là poi delle sconfitte o delle vittorie.